Tommasino New Entry, che fa la mamma di Nina. E allora, come ti sei trovata? Scaraventata in questa serie di grandissimo successo? Sì, in effetti sono stata proprio scaraventata, nel senso che ho iniziato, che non solo la serie era già iniziata da 2 anni, aveva un seguito enorme appunto di pubblico, eccetera, ma anche che c'era un gruppo molto caldo e molto unito dei protagonisti. E c'era anche un'attesa di questo personaggio, perché appunto Nina uno l'aveva seguita e si domandava che cosa succedesse ai genitori di Nina, appunto, no? Come mai non erano al corrente della sua malattia, eccetera. Quindi sono arrivata nel pieno, come si dice, proprio nella situazione già calda, già attiva. E in più, il giorno che sono arrivata ho fatto una delle scene più difficili, quindi, come dire, non mi sono potuta preparare. Non ho potuto fare la cosa graduale, ma devo dire che è stato meglio, perché il clima dei Braccialetti Rossi, cosa che non mi aspettavo, perché uno da fuori non sa com'è il clima di lavoro, è talmente concentrato, è talmente connesso con la materia delicata che tratta, ed è stato talmente emozionante immergersi dentro questa esperienza guidata da Giacomo Campiotti, per cui non è stato difficile, devo dire, non è stato difficile improvvisamente sentire una grande empatia con quello che si stava raccontando, che è anche difficile da raccontare. E qui ci abbiamo di fronte al manifesto dei Braccialetti Rossi 3, Lorenzo Guidi, l'imprescindibile. Perché ti chiamano l'imprescindibile? Beh, l'imprescindibile in base al ruolo che c'è nel gruppo, praticamente l'imprescindibile, perché senza di lui il gruppo non potrebbe andare avanti. E infatti, riguardo la terza serie, io ok, non ci sarò più nell'immagine, ma diciamo starò a controllare il gruppo da fuori, visto che il mio personaggio esce dall'ospedale. Sarò comunque lì ad aiutare nei casi di bisogno, visto che sono comunque l'imprescindibile. Con chi ti sei legato di più di tutto il cast? Sicuramente con Mirko e con Pio, visto che si avvicinano di più alla mia età. Però anche con Aurora, che comunque è una di quelle lì, è la più grande alla fine. Però comunque con tutti si è creato il gruppo anche fuori, c'è da dire. E il rapporto con Campiotti? Beh, sicuramente era un rapporto ottimo, visto che lui per noi era un padre, ci dirigeva, ci prendeva, ci dava dei consigli, e a volte anche proprio ci diceva lui come fare, perché comunque eravamo inesperti, o almeno la maggior parte di noi. Ricordiamo che Brando e Aurora sono abbastanza navigati, ecco. Grazie ancora all'imprescindibile. Grazie a voi. Daniel, Lorenzo, Alviar Tenorio, e nel ruolo di Chicco. Sì. Com'è il tuo ruolo? Quest'anno il mio ruolo si svilupperà un po' di più rispetto all'altra serie, perché conoscerà un po' di più i ragazzi, comunicherà un po' di più e soprattutto starà molto dietro a Flam, a Chloe Romagnoli. Che la... Come ti sei trovato in questo personaggio? Ma è stata un'esperienza pazzesca. Noi ci abbiamo messo un impegno immenso, adesso penso che, spero che le persone apprezzino ancora una volta quello che abbiamo fatto. E tu quanto ti sei divertito? Io mi sono divertito in un modo veramente inequiparabile e spero che le persone si divertano quanto ci siamo divertiti noi a farlo, veramente. Grazie Pio, e ancora tanto divertimento. Grazie, grazie a voi. I personaggi leader, giusto? Sì. Sì, il leader. Sì, io ovviamente mi sono autoproclamato leader e lei è diventata, siccome è la mia compagna. Io sono la ragazza, perché sono l'unica ragazza. Ero l'unica ragazza. Vi siete divertiti? Tantissimo. Tanto, cioè, tanto. Comunque, nonostante l'affrontare certi temi così difficili, entrare nel profondo della cosa e incontrare anche persone che non stanno bene, eccetera, eccetera, comunque la bravura e la capacità di Giacomo è stata anche quella di tenere una leggerezza e di far sì che noi riuscissimo anche a stare bene e non solo a prendere la sofferenza della cosa. Assolutamente. E allora vi regaliamo, vi auguriamo tanto di quel successo come ne hanno avute le prime due serie. Grazie mille. Noi ce l'abbiamo messa tutta, ci siamo divertiti e spero che sia arrivato quello che abbiamo provato a raccontare. Ecco. Grazie ancora. Grazie, ciao. Maria Melandri, un'altra new entry. Tu sei chi nella... Interpreto Margherita, Margi, che sarebbe la sorella di Flam. E che cosa fai? Tra l'altro sei molto importante, hai un ruolo chiave, ci sei per 8 puntate tra l'altro. Sì, cerco di sostenerla, di accompagnarla in questo periodo, dunque. Quanto è stato duro, perché l'argomento è piuttosto pesante? Allora, per me non è stato molto difficile interpretare il mio personaggio, visto che ho un buonissimo rapporto con mio fratello minore, che ha 9 anni, quindi l'età di Chloe più o meno.
e quindi sono riuscita anche a migliorare il mio rapporto con mio fratello tramite questa esperienza. E veramente ho capito che darei il mondo, la mia vita a mio fratello, e infatti con questo personaggio sono riuscita a interpretare nella migliore maniera. Grazie e tanti auguri. Grazie anche a lei. Bobo. Anche tu un anno entri. Sì. E diciamo che mi chiamerò Bobo, Roberto Repetto sarò, e interpreto un ragazzo malato, di un ragazzo cardiopatico, e che andrà in ospedale proprio per effettuare un'operazione di trapianto, è atteso in lista, no? È un personaggio un po' sulle sue, che inizialmente evita l'amicizia con gli altri, no? È un po' chiuso dentro se stesso. Però magari attraverso anche altre persone, altre amicizie, chi lo sa. Piotti, il regista di queste tre splendide, fortunatissime serie, e sei più bello di un attore? Faccio un lavoro che mi piace, sono felice, ho una moglie che amo, ho dei bambini stupendi, e quindi Watanka. Ciao Giorgio! Non manca proprio niente. Senti, la bellezza di fare di trattare un tema così pesante, se vogliamo, in maniera così leggera. Sì, non c'è niente di pesante nella vita, ci sono delle prove toste, e pesante può essere il nostro atteggiamento se andiamo contro a quello che succede. È facile dirlo per chi è sano, ovviamente, però il film parla proprio di questo, parla di come sia più importante, più della condizione fisica, è importante la condizione dell'anima e della testa, cioè dipende come tu affronti le cose, i problemi, no? Gli ospedali sono pieni di eroi. Magari pochi, ma ne abbiamo conosciuti tanti, di persone che davanti alla malattia colgono comunque una possibilità, un'occasione. Ecco, noi diamo voce a queste persone e parliamo non soltanto ai malati, perché il coraggio, la solidarietà, il tirare fuori insomma, gli attributi, l'avere porto degli obiettivi, sono cose che servono nella vita a tutti, credo, non solo ai malati. Grazie Campiotti e tanti tanti braccialetti rossi. Bene. Watanka. Chloe Romagnoli e il tuo personaggio. Allora, io sono Chloe Romagnoli e in braccialetti rossi interpreto Flaminia. Quanti anni hai? Ora ne ho fatti 10. È stato bello con questa terza serie? È stato bellissimo, anche l'altro anno, sempre, bellissimo sempre. Cos'è che ti ha più commosso? Una cosa che mi ha commosso di più, non lo so. Niente, è stato tutto divertente, tutto tranquillo. Tanti auguri, ciao. Grazie, ciao. Giorgio Marchesi, anche tu sei una new entry, sei un medico mi sembra. Sì, sono un nuovo medico che arriva dopo varie esperienze all'estero, arriva nell'ospedale dei braccialetti, e è un cardiochirurgo, molto, molto sicuro del suo talento, e quindi insomma un po' si scontra anche con parte del corpo medico che c'era precedentemente, e segue diversi casi, tra cui uno che è particolarmente difficile. Insomma, è un uomo molto, molto convinto del proprio talento, un po' freddo, non molto empatico, ma perché vive la sua professionalità in questo modo. E poi insomma, avendo a che fare con i ragazzi e con questo caso, insomma, cambierà un po'. Grazie. Allora, Davide in questa terza serie, come nella seconda, è l'angelo del gruppo che aiuta a mandare avanti il gruppo. Ma soprattutto in questa terza serie farà una cosa molto bella per il suo amico Leo. Farà, ce lo puoi dire? No. Grazie, tanti auguri. Giardi, che nella fattispecie si occupa delle musiche. È così, terzo anno non cambia l'emozione, anzi si aumenta la posta in gioco e dobbiamo migliorare e crescere con come sono cresciuti i ragazzi. Quindi anche le canzoni quest'anno credo che abbiano il merito di essere uscite dall'ospedale e di decollare insieme alla storia dei ragazzi. Noi l'abbiamo fatto alla prima serie, ti ricordi? Eravamo a Via Asiago e parlavamo di queste musiche meravigliose. Me lo ricordo bene, insomma, e spero che quest'anno lo siano altrettante. Sono abbastanza convinto di aver dato il meglio che ho potuto e sicuramente ho coinvolto dei grandissimi nomi della produzione discografica italiana e internazionale, quindi abbiamo fatto proprio un signor disco con tutta la disciplina e il rigore che meritava questa nuova compilation. Grazie ancora e do it again. Thanks. Questo bel cuore. Grazie, questo è un cuore di mia nonna. Il tuo ruolo?
Beh, io sono una dottoressa, ormai è il terzo anno, quindi diciamo è una dottoressa che ha subito un'evoluzione come tutti i partecipanti a questa serie, dal primo anno al terzo anno. Primo anno era una dottoressa molto rigida, molto composta, molto dura, un po' austera, e poi il secondo, si scopre alla fine del primo anno che in realtà lei ha un trauma, pensa di aver ucciso un bambino, diciamolo proprio così, perché pensa di aver sbagliato un'operazione, e chissà se è vero o non è vero, chissà se poi lo poteva salvare oppure no. Comunque è una tematica che per un dottore può essere molto grave. Ecco. Nel secondo anno quindi ricomincia a operare, quindi a fare il suo lavoro, e si ammorbidisce, si apre di più ai sentimenti, e nel terzo anno c'è un'apertura ancora maggiore, soprattutto nei confronti di Leo, che è forse il figlio, insomma, questa maternità mancata che lei, così, insomma, alla fine anche un dottore, ecco, vedi, questo mi viene da dire, anche un dottore può imparare dai suoi pazienti, non solo i pazienti dal dottore. Questo è un aspetto nuovo, completamente nuovo, e lei impara da questo ragazzo. Grazie, Lotta, e tutto il meglio. Grazie a voi.